Sono Manuel Di Geronimo, Spartan Racer, coach SGX, laureato in scienze motorie di osteopata. In questi video vi racconterò tutto sul mondo Spartan e OCR. Scoprirete insieme a me tutti i segreti dello sport più bello della Terra. Non esistono ostacoli troppo grandi, esistono solo motivazioni troppo piccole. Salve ragazzi, qui Manuel Di Geronimo. Oggi lancio un nuovo programma inerente agli allenamenti e oggi parleremo di allenamenti di endurance. Quando parliamo di allenamenti di endurance, la prima cosa da fare assolutamente è introdurre il fatto che esistono dei metabolismi. Allenare le persone non vuol dire andare a correre, bensì ci sono degli allenamenti specifici in base al metabolismo e saper utilizzare allenamenti corretti per questi metabolismi, per sviluppare al meglio il metabolismo lattacido e lattacido, permetterà sicuramente di avere risultati migliori. Prima di tutto, quello che c'è da sapere è che a livello organico il nostro corpo produce ATP ed è la fonte energetica principale che viene utilizzata dai muscoli nel momento che facciamo sport. Nel nostro organismo abbiamo tre sistemi energetici principali: il sistema anaerobico lattacido, il sistema anaerobico lattacido e il sistema aerobico. Qualsiasi cosa noi mangiamo e qualsiasi fonte energetica che vogliamo utilizzarla, il nostro corpo deve trasformarla in ATP. Ok, quando parliamo, il primo sistema che conosciamo è il sistema anaerobico lattacido. È il sistema anaerobico, è il più potente ed è quello utilizzato nei primi secondi di attività fisica e viene utilizzato negli sport di potenza e negli sprint. Utilizza l'ATP che noi ritroviamo e teniamo all'interno dei muscoli ed è quindi una cosa immagazzinata. Viene utilizzata a prescindere da qualsiasi sport facciamo nei primi secondi, però è quella parte e comunque quella fonte energetica che utilizziamo nel momento di massima intensità, a durata di non tantissimi secondi, si parla ad esempio di 50, 100, 200 metri e richiede tantissimo tempo di recupero. Quindi noi quando lavoriamo sul sistema anaerobico lattacido dovete tenere presente che questo richiede un recupero maggiore degli altri. Fate presente che quando si lavora sul sistema anaerobico lattacido il recupero è intorno dai 3 e i 5 minuti. Il secondo sistema è il sistema anaerobico lattacido. A differenza del primo, il sistema anaerobico lattacido lavora dai 15 ai 90 secondi, è sempre un sistema molto rapido, però si parla di esercizi submassimali. Tenete presente che il sistema anaerobico lattacido si basa sulla scissione di carboidrati che portano alla formazione di acido lattico. L'acido lattico cosa porta? Comporta al corpo la presenza di acido lattico, l'aumento del lattato nel sangue va a portare il corpo all'impossibilità di contrarsi. Quindi cosa succederà per esempio? Un esempio molto comune sono le ripetute in salita, dove la persona si ritrova ad un certo punto a bruciargli le gambe e non è più capace di ripetere questo sforzo, fino a che non abbassa i ritmi. Quindi nel momento che vengono abbassati i ritmi di corsa c'è possibilità di smaltire questo lattato e poter tornare a correre. Tenete presente che le Spartan prediligono questo fattore e questo sistema anaerobico lattacido. Infine, l'ultimo sistema è il sistema aerobico. A differenza dei primi due, il sistema aerobico lavora bruciando i grassi. Tenete presente che l'anaerobico andiamo a bruciare fondamentalmente zuccheri e che quando noi corriamo non usiamo 100% del sistema aerobico, 100% del sistema anaerobico, bensì è sempre un mix di questa componente. Chiaramente ci sarà un fattore che predilige e che sopravvale sugli altri. Il sistema aerobico non produce grande energia, non è per sforzi intensi ma per uno sforzo molto più basso. La differenza è che il sistema aerobico può stare attivo per ore, quindi tenete presente che bruciando i grassi, stando attivo per ore, porta gli atleti, genericamente chi fa atletica leggera o chi fa sport di endurance più duraturi, a essere più magri e leggeri. Per lavorare sul sistema aerobico andiamo a lavorare sotto il 75% della massima frequenza cardiaca. Tenete presente che i valori sono ovviamente ideologici, sono un'idea, però non sono
valori precisi. Ognuno potrà essere più bravo, avrà una soglia più alta o più bassa. A questo 75%, al di sopra siamo più sul sistema anaerobico, al di sotto più al sistema aerobico. A questo punto non rimane che andare a vedere come potersi allenare su questi vari sistemi, e lo vedrete nei prossimi video.